mio workshop si chiama Verify First, Tweet Later. Praticamente è un po' rovesciato il titolo di un report che ho fatto per il Reuters Institute di Oxford, il cui titolo invece era Tweet First, Verify Later, perché ho fatto una serie di ricerche su come vengono coperti gli eventi di attualità, gli eventi di grandi crisi internazionali, ed emerge un po' il dato che appunto si ha la tendenza a, prima io avevo su tweet come metafora, naturalmente sarebbe meglio dire publish first, verify later, c'è un po' la tendenza che stia emergendo, non parlo tanto di piccole testate, ma soprattutto nelle grandi testate, di pubblicare prima i contenuti e poi dopo verificare. C'è un po' l'inversione di quella che era la piramide tradizionale della notiziabilità, per cui la notizia prima veniva cercata, veniva verificata, veniva confermata e poi veniva pubblicata. Adesso abbiamo un po' invertito questo rotto. Durante questo workshop farò vedere come, fermo restando che la velocità dell'informazione è molto cambiata, c'è un'accelerazione che sta coinvolgendo tutto il sistema dei media, come è possibile fare delle verifiche, come è possibile utilizzare gli strumenti digitali per poter verificare un tweet, poter verificare un video, poter verificare un'immagine e poterlo fare nel minor tempo possibile, quindi senza, senza fare grandi indagini oppure andare a scomodare chi si occupa, non so, di digital forensics si chiama, che è una nuova disciplina che parla appunto di come verificare un film. No, siamo anche da scuola, sì. Fine club. La digital forensic, stavo dicendo che invece si occupa proprio di verificare gli oggetti digitali, spesso per motivi legali, quindi per i tribunali, quando ci sono casi e quando sono un oggetto digitale, potrebbe essere come una prova di un reato, perché va verificato con metodi scientifici che sono molto lunghi, molto lenti, molto laboriosi. Partiamo appunto da questo tsunami che c'è stato appunto nel mondo dell'informazione. Siamo in quello che oramai si dice il ciclo di notizie di 1440 minuti. Nel 90 c'era stato il ciclo di notizie di 24 ore, che era quello della CNN, quindi della TV 24 ore su 24, sempre connessa, sempre a dare informazioni, con cicli che andavano di aggiornamento ogni mezz'ora, ogni ora. Adesso vediamo il ciclo di 1440 minuti, che sono appunto i minuti che stanno in una giornata, perché volendo su Twitter, su tutte le altre piattaforme di social media, ogni minuto c'è una potenziale nuova notizia, ogni minuto volendo c'è una nuova fonte, c'è una nuova immagine, un nuovo video e via dicendo. E questo naturalmente lo si è soprattutto durante i grandi eventi di crisi, si è visto già nel 2004 con lo tsunami, se ne parlava anche nel workshop precedente, lo tsunami del sud-est asiatico, quando sono iniziate ad arrivare le prime immagini sgranate col cellulare, poi le bombe della metropolitana di Londra nel 2005, poi Katrina, poi Mumbai, l'ammaraggio dell'aereo del fiume Hudson a New York, la protezione in Iran, la primavera araba, fino ad arrivare all'attuale situazione in cui appunto viviamo in quella che viene definita l'era più documentata di sempre, perché appunto è un'epoca in cui ci sono forse più documenti che non eventi, ci sono più video, immagini, testimonianze che non eventi per sé. Tutto questo naturalmente è stato totalmente sta totalmente riconfigurando quello che era il ciclo di vita delle notizie. Prima dicevamo c'era un ciclo abbastanza standardizzato, chi lavorava o chi lavora ancora adesso nel quotidiano, chi stampa per l'indomani, c'è un ciclo abbastanza standard. Adesso è tutto mescolato e spesso si ha questa sequenza, soprattutto nel caso appunto dei grandi eventi di attualità, in cui prima c'era breaking news, non so, c'è stato un tsunami, c'è stato un terremoto, scossa, incendio, dicendo. Poi subito dopo si parte la ritta di voci, è vero, non è vero, io ho visto questo. Ah, ok. Così? Bene, meglio? Ok. Poi c'è, subito dopo che inizio ci sono le incertezze, iniziano appunto a comparire elementi più o meno documentabili, spesso non perché non siano autentici, ma semplicemente perché non sono accompagnate dalle giuste informazioni di contesto, a che parte la ricerca delle fonti, la verifica, la conferma, dopo la conferma c'è anche le dichiarazioni dei, non so, di fa parte di un ente, dei politici, di
protezione civile, dopo le dichiarazioni o nel frattempo, poi questo non prenderà come una sequenza rigida, partono le parodie, gli scherzi, c'è cioè chi, nonostante sia un evento tragico spesso, ne approfitta per costruire immagini, fare photoshoppare, via dicendo, oppure distribuire video vecchi facendo finta che sono, che si tratta ancora di video nuovi, e poi dopo molto tempo ci sono analisi e approfondimenti. Tutto ciò rientra in questo nuovo formato giornalistico che viene chiamato real-time coverage. Si tratta praticamente di aggregare in un unico formato, in un'unica pagina, tutto quello che vedete sulla sinistra. Per cui chi ha l'approccio tweet first, verify later, chiamo io, tutta questa roba che a sinistra va a finire nel quello che si chiama real-time coverage, live coverage, ogni testata può chiamare in maniera diversa, che rappresenta appunto l'aggregazione di tutto quello che sta avvenendo online in riferimento a un preciso evento. Nel mio caso, io mi sono occupato per le ricerche di Valopia, mi sono occupato del terremoto di Haiti, che è stato un caso interessante, è stato definito il primo Twitter disaster, perché nelle 24 ore successive alla prima scossa sull'isola di Haiti non c'era nessun giornalista straniero, quindi le uniche notizie che potevano arrivare da Haiti arrivavano soltanto attraverso Twitter. Di fronte a questo vuoto che c'è stato di 24 ore, appunto senza nessuna testata grande a testimoniare in maniera diretta, le varie testate internazionali hanno utilizzato un diverso approccio, cioè una testata come la BBC che utilizza un approccio centralizzato per cui tutto viene verificato da una redazione ad hoc, c'è il Guardian che invece utilizza un approccio decentralizzato, cioè ogni redazione, diciamo ogni divisione del quotidiano si occupa di trovare notizie e poi di verificarle e di inserirle in questo formato che si chiama live coverage. Invece la CNN usa un approccio del tutto basato sulla community, ha creato una piattaforma che si chiama iReport, che è molto simile a iReport, dove chiunque può andare a caricare il proprio contenuto, e naturalmente i contenuti non sono verificati, vengono pubblicati tutti i contenuti, però quelli che vengono mandati on air, diciamo in TV e sul sito, sono verificati. Mi analizzo velocemente giusto il caso della BBC, perché naturalmente è il caso che fa scuola quando si parla di verifica delle notizie provenienti dai social media in una testata, perché la BBC ha creato un UGC Hub, si chiama, quindi un centro per la verifica dei contenuti generali degli utenti, si trova proprio al centro della nuova redazione di Londra della BBC, è composto da 23 persone, lavorano 24 ore su 7 dal 2009, verificano tantissimi contenuti, tutti i contenuti che vengono verificati vengono poi passati alle altre divisioni che lo utilizzano tanto in radio, quanto in TV, quanto le varie diramazioni della BBC. Ad esempio, durante il terremoto di Haiti, se il Guardian ad esempio ha pubblicato delle testimonianze senza prima verificarle, alla BBC hanno fatto il processo inverso. James Morgan, che è uno dei membri di questo UGC Hub, era al desk quella mattina del terremoto, ha trovato due persone su Twitter che stavano pubblicando contenuti, tra cui un missionario, un giornalista locale, li ha contattati prima di fare il tweet, prima di rilanciare la loro testimonianza, che è una tentazione che veniva molto nel momento in cui c'è un vuoto di notizie, di fare dei tweet di una testimonianza. Lui li ha contattati via Twitter, poi li ha intervistati via telefono, qui a destra, e una volta che c'è stato tutto questo processo, la BBC ha potuto fare poi le testimonianze del missionario, del giornalista, per la radio, per la TV, per il web. Diciamo, fu un processo lungo di verifica che però ha i suoi vantaggi, nel senso che, come diceva appunto questo giornalista, di fatto tutte le persone su Twitter che vengono verificate, che vengono certificate, diventano poi dei corrispondenti di fatto in tutto il mondo per la BBC. La BBC, vedete, anche ha creato questo nuovo, utilizza molto questo nuovo formato del live blog, il live coverage, dove mette tutte le informazioni. Come vedete è un mix di qualsiasi tipo di testimonianza, dalle mail che arrivano agli utenti, ai video, ai contenuti, tweet, link, è quella che viene chiamata la prima bozza del giornalismo. Il giornalismo di solito viene chiamato la prima bozza della storia, nel senso che è quando viene scritto la first draft di quella che poi diventerà la storia. Il live blog a sua volta può essere considerato la prima bozza del giornalismo, nel senso che non è spesso giornalismo allo stato suo, al stato migliore, va contestualizzato, va verificato, però appunto riflette il nuovo ciclo di notizia in cui siamo immersi. Va bene, vi evito i dati, che sono fatti anche una serie di confronti quantitativi su come sono utilizzati i social media da Haiti, la BBC li utilizza, ma come potete vedere rispetto ad altri utilizza molto meno, semplicemente perché verificare costa, verificare richiede tempo, quindi proprio a livello quantitativo
utilizzare solo contenuti verificati impone dei limiti al numero di contenuti che si può utilizzare. Ma veniamo all'Italia. Riporto un caso italiano di qualche anno fa che secondo me è molto emblematico. Facendo una precisazione prima, naturalmente non voglio mettere in discussione la professionalità del giornalista in questione, perché lo ritengo uno dei migliori giornalisti investigativi in Italia, solo che per mancanza di per un problema di competenze, immagino, semplicemente per la troppa fretta, si è trovato invischiato in un caso poco piacevole sia per lui che per le persone coinvolte. Parliamo di Sandro Rotolo. Sandro Rotolo conoscete tutti, l'inviato di... ha lavorato con Michele Santoro in tantissimi casi, per le trasmissioni. Durante la tragedia della scuola di Brindisi, Sandro Rotolo viene inviato, penso proprio all'interno di un programma di Santoro a Brindisi, però invece di trovare testimonianze, come fa di solito, per le persone da intervistare e poi mandare in onda durante la trasmissione, aveva da poco tempo aperto anche un account Twitter e si è messo alla prova facendo un live coverage di tutto quello che incontrava e lo pubblicava su Twitter. Durante la giornata in cui appunto Sandro Rotolo appena in questura, poi al tribunale, poi girava per i vari quartieri di Brindisi, Sandro Rotolo li portava in tempo reale, in diretta, proprio il titolo e quinta della sua inchiesta. Quindi qui vedete stanno verificando l'ali di questo sospettato. Ho fatto vedere il volto scoperto dell'uomo che aziona il telecomando ad un suo vicino di casa che era titubante, sì, può essere lui. A un certo punto inizia a pubblicare contenuti però un po' più hard, diciamo. Abita qui, sospettato della strage di Brindisi. Foto di Instagram con la casa, il signore. Più avanti, quartiere popolare, lui mano offesa. Vive con il fratello e una signora. All'ultimo piano di un palazzo, edilizia popolare. Questo tweet è stato preceduto da un altro tweet dove c'era la foto della casa di questa persona, quindi volendo già nel quartiere era facilissimo identificarlo e capire chi era. Fino a quando non arriva il tweet fatale, dove appunto vediamo appunto come il twittare prima e verificare poi può essere molto nocivo per tutti, pubblica addirittura il cognome sarebbe Strada, il nome, il sospettato si chiamerebbe Claudio, il fratello che sarebbe in questura è M. Naturalmente da qui in poi è scattato. Questo è dizionario. No, infatti dico, è un grandissimo professionista che però immerso in un contesto del tutto nuovo dove queste informazioni, un giorno qui dal punto di vista professionale, di altro voce è stato perfetto, perché sono dei condizionali, ha sempre parlato di sospettato, ha usato a livello terminologico, dicevo a livello linguistico, sul livello contenutistico secondo me c'è molto da discutere. E infatti, nonostante tutte queste precauzioni di Sandro Rotolo, quello che è successo poi, il presunto killer vince sul web, e non voglio immaginare cosa è successo nella vita reale di questo signore, perché poi su Facebook sono iniziati, non voglio nemmeno leggere tutte le porcherie che sono state scritte contro questa persona. Naturalmente Sandro Rotolo è chiuso il suo account Twitter e non penso sia più tornato. Comunque, tutto questo per dire che anche quando l'ho ritwittato... Non era lui, ha sbagliato il suo... Non ho detto la cosa più importante. Era sospettato, cioè Sandro ha riportato in tempo reale e decontestualizzando, questo è il vero problema secondo me, perché appunto una serie di tweet sparati durante una giornata all'utente che arriva col finale non dà il senso di quello che lui stava facendo, a un certo punto devi dire, penso semplicemente questo. Naturalmente il giorno dopo in questo hanno detto che non era lui, era stato un po' sciocco, lui poi indagato. Diciamo che quando si fa fact checking digitale ci sono una serie di regole generali che bisognerebbe iniziare ad applicare. Uno è chiedersi chi è la fonte. Naturalmente queste regole da sole non vale nessuno, perché ad esempio in questo caso chi è la fonte, dice Sandro Rotolo, mi posso fidare di lui, perché è una fonte. Due, dove è registrato l'account del sito web, quindi vedere bene la cronologia, non so, magari andando su Sandro Rotolo si vedeva che era nuovo su Twitter, qualche dubbio sul sito della pandemia, sul fatto che non sapesse usare benissimo la grammatica del social network. Ci sono altri account social associati a questo utente da quando è attivo, quindi iniziare a fare un po' di primo screening di tutte quelle che sono ricaricate insieme da questo utente. Naturalmente, partendo da quello che è lo strumento che ognuno di noi dovrebbe sempre utilizzare, che è QIS, si chiama, ovviamente è un archivio online aperto, accessibile a chiunque,
in cui si può andare e qualsiasi dominio, qualsiasi sito web, cioè la carta d'identità di qualsiasi dominio sito web, a parte alcuni che vengono mascherati per in modi diversi. Comunque tendenzialmente se mettete www.bertelito.it su qualsiasi QS vi esce il nome di un signore, tale Emanuele Bottaro, via Morane Modena, col suo indirizzo, col suo nome di telefono, per cui mettiamo che appunto c'è qualcosa di novitorio nel sito di Bertelito, avete già un primo contatto, potete chiamare. Lasciando stare Bertelito perché ovviamente è un super contatto. Però immaginate il sito web di cui non sapete bene l'identità, che sta pubblicando le informazioni, potete avere un po' di potete avere un primo contatto già da Luis. Su Twitter invece è un po' tutto più complicato, perché naturalmente non ha senso andare su Luis e mettere twitter.com e vedere chi è il testatore di Twitter. Però anche qui, come dicevo prima, ci sono tutta una serie di briciole che vengono lasciate da chiunque pubblica velocemente tweet su Twitter, che possono essere utilizzate per analizzare un contenuto. Cioè, anzitutto il timestamp, sarebbe in basso a sinistra, c'è sempre l'ora e il giorno in cui un tweet è stato pubblicato, è la prima cosa da vedere. Poi ci sono i tweet contestuali, cioè tutti i tweet intorno a prima e dopo quello pubblicato, per cui se una persona sta pubblicando dei tweet da Damasco e il giorno prima pubblicava tweet dall'Arizona, forse qualche dubbio ci bisogna farsi venire. Tre, autorità, vedere un po' quanti follower ha, chi sono i follower, se sono veri, finti, cioè se sono ovetti, sapete che ovetti sono gli utenti di Twitter che non hanno una vera identità. Poi quanti tweet in passato, andare su Google, controllare tweet simili, per cui se racconto di un evento accaduto in Siria, si va a vedere su Twitter se altre persone parlano di quell'evento. E poi l'ultima regola fondamentale è sempre parlarci direttamente, cioè contattarlo. Se non si è, sapete su Twitter c'è il problema che se non si è follower reciproci non si può inviare un messaggio, quindi bisogna mandarlo pubblicamente e poi una volta che si è seguiti dalla persona in questione si può mandare anche un messaggio privato. Anche qui porto un caso divertente, ha avuto anche questi risvolti leggermente tragici, meno di quelli di Sartre Rutolo, e parlo degli annunci di morte. C'è stato un momento in cui su Twitter moriva una celebrità al giorno, hanno dato per morto il Papa, hanno dato per morto Fidel Castro, hanno dato prima comunista, hanno dato per morto Mubarak. In questo caso vedete un tale account, Ministero dell'Interno dell'Egitto, Mohamed Ibrahim, dice in quattro lingue, dato questa breaking news, secondo cui è morto il presidente dell'Egitto, proprio Mubarak. Questo ha pubblicato veramente prima della morte di Mubarak. Lo pubblica in diverse lingue. Cosa fa un giornalista di fronte a questo tweet? Prima di fare le tweet, prima cosa va a vedere la cronologia dei tweet e andando a vedere, adesso non purtroppo non lo faccio vedere live perché non esiste più questo account, andando a vedere questo account si vede che prima di quel tweet c'era soltanto un altro, che era un tweet di benvenuto, benvenuto appunto al mio account Twitter, aperto tra l'altro mi sta lo stesso giorno, sì, se è un account fresco, appena arrivato online, è bene già iniziare anche a stare molto attenti perché spesso appunto vanno usati per diffondere notizie false. Andando a vedere i dettagli del profilo, vediamo che parla in inglese, è strano che per un ministro d'Egitto già abbia un profilo che parla in inglese, magari potrebbe avere il secondo profilo, uno in arabo, un altro in inglese, quindi si va a verificare come mai non c'è il profilo arabo, c'è soltanto quello in inglese. Le persone che appunto segue, in questo caso seguiva soltanto delle fonti internazionali, fonti americane, anglofone, quindi conferma ancora di più i nostri sospetti sul fatto che non possa essere un arabo a scrivere questo profilo. Provare con il crowdsourcing, cioè lanciarla online e dire qualcuno mi può aiutare, potete confermarmi, verificare che il Ministero dell'Interno, questo account è un vero e non è finto. Giustamente, come vedete in questo scambio di tweet, un altro utente fa notare, guarda, è stato dato alcune poche ore fa, è in inglese, siamo attenti, non è detto che sia davvero il Ministero degli Interni dell'Egitto. E naturalmente, dopo poche ore, è arrivato l'autore, si è autodichiarato, questo account è uno scherzo che era dal giornalista italiano Tommaso De Benedetti. Lo conoscete voi Tommaso De Benedetti? È uno dei miei miti viventi. E lui è giornalista, è diventato famoso perché ha inventato le interviste a grandissimi nomi della letteratura, Garcia Marquez, a Philip Roth, a premi Nobel che non posso. Lui li ha intervistati, ha pubblicato queste interviste su moltissimi quotidiani italiani, anche settimanali,
E poi è stato, l'ha fatto per moltissimi anni, poi è stato tutto il mondo l'ha scoperto nel momento in cui il New Yorker, che è una delle riviste più snob intellettuali che esistono al mondo, è riuscita a risalire che una dichiarazione che aveva fatto non era vera, il Phil Plot che diceva una cosa, ma comunque si è riuscita a risalire ed è venuto a scoperto il suo caso, è venuto fuori anche che lui non era cioè non ha fatto soltanto interviste false. L'altra sua specialità, in cui sono cascate tantissime persone, è appunto la morte delle celebrità. Come vedete, ha fatto morire Papa Benedetto XVI, il presidente Hamid Karzai, Mario Monti che annuncia la morte di Fidel Castro, il ministro Montoro che lascia la legge di Almodovar, il presidente della Siria. Dietro tutti questi tweet c'è De Benedetti, perché come avete capito fa tutto ciò, ha fatto un'intervista molto interessante al Guardian, è un po' un situazionista, un critico dei media, diciamo, e lo fa appunto per denunciare la facilità con cui i giornalisti abboccano ai finti contenuti fabbricati sui social media, e per farlo appunto ha fatto sul campo e ha visto che è quello che si dice può lavorare. Naturalmente, se a parte quella lista di, che abbiamo visto prima, di cose da controllare, i giornalisti fanno le tweet di quei messaggi andassero oltre, non si verificherebbero questi problemi, appunto, anche qua, giornalismo vecchio stampo, bisogna chiedere il numero di telefono, parlare con la persona, chiedere più dettagli su quello che ha riportato, non so se c'è una foto di un evento per cui si vede, non lo so, mettiamo una foto di un terremoto, si vede un particolare edificio che è crollato, nel momento in cui si chiama la persona ci dice cosa c'era di fronte a te, com'era il tempo, cosa c'era alle spalle, cerca di mettere un po' di domande, diciamo, tricky per cercare di incastrarlo e capire se veramente era in quel posto oppure era finto, e poi chiede sempre appunto chi altro può double conferma doppia di quelle informazioni in modo che si è sicuri. Il gioco si fa più interessante però quando andiamo nelle immagini. Le immagini sono state appunto, come vedete qua, un altro detto, prima c'è stato il tormento delle morti su Twitter, poi per molti casi di eventi di attualità recenti sulle immagini si sono scatenati la guerra dei falsi e dei veri. Qui vedete tutta una serie di immagini diffuse online durante l'uragano Sandy che ha colpito New York, e come potete vedere c'è di tutto di più, tra vere, false, non verificate. Con le immagini naturalmente è molto più difficile perché da una parte le immagini sono molto più accattivanti, quindi è più facile restare impressionati e ripetarla e ricondividerla e ripubblicarla, e dall'altra è più difficile verificare rispetto a un tweet perché ci sono una serie di elementi in più che vanno controllati. Naturalmente molte testate italiane non fanno alcuna verifica sul penso. Durante il terremoto dell'Aquila, quindi anche una tragedia italiana in cui la Corriere era una fonte per le testate estere, cosa fa? Pubblica una foto di un terremoto che è avvenuto in Cina in prima pagina dicendo che l'Aquila. Lo stesso è successo per, non so, in questo caso si vede una foto sempre riferita all'Aquila, che invece era penso un terremoto in Cile, quella pubblicata su National Geographic. In tutti questi casi in realtà, come dicevo prima, non serve impazzire a capire chi è la fonte, fare tutte quelle verifiche. Per questi casi così semplici basterebbe un semplice strumento che si chiama OpenAI, oppure può essere anche Google Immagini, si chiamano motori di ricerca inversi, perché invece di scrivere una domanda e poi la risposta a Google, si dà a Google l'immagine e Google, OpenAI e altri motori di ricerca inversi che ci sono ti dicono dove quella immagine è già presente, dove è stata già pubblicata. Fa proprio una radiografia di quella immagine, la va a cercare online. Ad esempio, non so, nel caso della foto della Cina, potete vedere benissimo che OpenAI la dava con 17 risultati, quindi è stata già pubblicata, e poi sotto c'erano le fonti per cui si poteva risalire facilmente che era una foto relativa, non era relativa all'Aquila. Lo stesso servizio lo fa anche Google. Quando adesso Google andate nella sezione immagini, cliccate sulla camera, vedete qui c'è una piccola camera, cliccando su quella camera si può o caricare una foto oppure mettere il link della foto, e Google velocemente fa la ricerca inversa. Anche in questo caso naturalmente, da parte diceva terremoto l'Aquila perché poi l'ha pubblicato il Corriere, quindi ha preso in giro Google in questo caso dicendo che era terremoto l'Aquila, però se si va sotto si vede in realtà che era una foto proveniente dalla Cina. Un altro strumento invece
quindi siamo già un po' più nel tecnico, diciamo, però anche in questo caso è molto semplice, veramente facile da utilizzare, sono questi servizi che permettono di analizzare i dati EXIF. Senza entrare nello specifico, i dati EXIF sono una specie di carta d'identità che accompagna ogni foto. Sono appunto, come vedete, per la foto, anche questa che è circolata online, se l'avete presa da tutti, di Obama, Bin Laden morto, che è circolata online, andando su questo servizio, non so, vi ho preso regex.info, ma ce ne sono tanti, caricate l'immagine e subito a destra potete vedere una serie di informazioni che sono la macchina fotografica che ha scattato la foto, l'orientamento, il software con cui è stata trattata, la data e l'orario originale. Se non ci sono due informazioni importantissime, che appunto sono la data, l'orario e la camera con cui è stata scattata, anche qua bisogna subito insospettirsi, perché le immagini manipolate sono proprio quelle che perdono queste due informazioni, perché appunto passano attraverso diverse camere, passano attraverso diversi stamp e si perdono queste due informazioni. Se ci sono, invece, potete già fidarvi un po' di più di quella foto che state utilizzando. Un altro strumento che sempre esiste online ed è anche questo molto facile da utilizzare, si chiama Image Error Level Analyzer. Praticamente fa un'analisi sul, diciamo, potrebbe essere il test Photoshop. Ti dice un po' se l'immagine è stata photoshoppata o meno in base ad alcune caratteristiche contenute dentro il file dell'immagine. Anche qui non voglio andare nello specifico, comunque sotto legge la descrizione, praticamente ogni volta che la JPEG viene risalvata, ogni volta che viene fatta una modifica viene risalvata, c'è una compressione, praticamente l'immagine si degrada, e questo software è in grado di capire quanto degrado, quanto compressione c'è stata, e quindi dirci state attenti perché questa immagine è stata molto manipolata. Ad esempio questa foto molto patinata, su quel software lì riesce una radiografia di questo tipo, dove quando ci sono i punti, dove si concentrano di più i punti bianchi e dove c'è stato più l'intervento di Photoshop. Qui abbiamo potuto vedere, c'è stato un grandissimo intervento sui denti, la bocca della persona è tutta bianca, poi sui contorni, perché probabilmente si cerca di sfocare, dare luce, sul viso in generale, gli occhiali possono avere un altro colore, qui sono diventati molto manipolati. Comunque, ho provato a farlo anch'io con questa foto di Bin Laden che c'è stato grandissimo online, e naturalmente questa si è rivelata poi falsa. Anche qua non era molto chiaro, come in questo caso, invece c'è stata una fortissima manipolazione. Qui c'è stato semplicemente un collaggio praticamente di due spezzoni di foto, però potete vedere che c'è un po' di differenza di intensità nel colore, e questo deve sempre appunto insospettire, perché vuol dire che c'è qualcosa che non va nella. Dovrebbe essere perfetta. Prendiamo. Allora, vediamo una foto sì, dovrebbe essere comunque vabbè. Adesso sì, comunque dovrebbe essere molto più simile a come su Bin Laden e non come sulla ragazza, per intenderci. Su Bin Laden avete dato soltanto una, probabilmente con soltanto una, c'è solamente una manipolazione che è stata aggiungere la barba sotto il viso di un'altra persona, invece nel caso di questa ragazza c'è una manipolazione, infatti qui è fortissimo, vedete, abbastanza scuro. Questo giochino naturalmente lo potete fare anche voi su questo sito che si chiama appunto, chiamo giochino perché, grossa precisazione, si tratta di strumenti mai perfetti, cioè non bisogna mai prenderli, proprio fidarsi ciecamente. Danno però un'indicazione, danno un orientamento, ti dicono stai attento, devi sospettire quella foto lì. Qui su potete andare su questo sito che si chiama Photo Forensics e farlo anche con le foto che circolano online, ad esempio questa foto bellissima che ha vinto il WordPress Photo Award. Se andate su Photo Forensics vedete tutto il trattamento che ha avuto su Photoshop. Infatti è stata molto criticata perché è una foto che infatti ha una luce, a parte è un dramma, questa in Siria, mi sembra, scattata a Homs. Una foto però che ha un valore documentale fortissimo, che poi venga naturalmente manipolata e photoshoppata è un altro discorso, che però chi fa fotogiornalismo si interroga molto su questo, se è giusto o non giusto drammatizzare così tanto.